Flipante. Buongiornissimo amiche ed amici di TVRS, benvenuti in diretta con noi anche quest'oggi, sono le 12.44, prontissimi a riempire questo martedì come tutti i martedì di buona musica con le migliori orchestre e spettacoli. Ovviamente qui dagli studi di Recanati c'è sempre lui, il nostro amico Maurizio Casarola, ben trovato. Buongiorno, ben trovata anche a te Rubina. Io so che oggi vogliamo dare questa anticipazione, anticipiamo che comunque oggi sarà l'ultima puntata dedicata alla musica, perché questa sarà l'ultima settimana della stagione televisiva targata 22-23 per Benvenuti in TV, e oggi ho deciso di regalarci, oltre che a della buonissima musica, tanta bella emozione legata a un'attualità strettissima, oserei dire. Sì, un'attualità che ha toccato la Romagna, sapete tutti di che cosa stiamo parlando, ma ce la racconterà un personaggio che è la Romagna, perché lei con la sua voce, con il suo modo di essere presente, quando va sul palco è la Romagna che canta. Ve la presenteremo fra qualche istante, intanto... Ve la introduciamo proprio così, sul campo, in prima linea, a difendere la sua Romagna con quello che è la sua dote innata, ovvero l'empatia oltre che la buona musica. E allora vediamo la prima clip. Tutti qua che facciamo una roba che ci serve per il morale. Noi abitiamo qui, per voi volontari ci state dando un grande aiuto, quindi un applauso con le vostre mani di fango, non ce ne frega niente, siamo sporchi ma non ce ne frega niente. Grazie, grazie, grazie. Da parte di tutti coloro che abitano in questa via, noi compresi, compresa la nonna. Venite dentro, venite dentro. Vai nonna! Siete pronti? Perché se non possiamo andare a fare i concerti in giro, ce li facciamo a casa nostra. Vai, inizia Rosy! Venite avanti! Cosa? Oggi è il nostro anniversario di matrimonio e lo passiamo così, alternativo ma pieno d'amore. Grazie a tutti! Viva la Romagna, sempre! Cuore grande! A lavoro? A lavoro! A lavoro! Ciao! Vedete il coraggio della gente di Romagna che, nonostante sia stata colpita da un cataclisma così importante, si è subito
tirata sulle maniche ed è partita al lavoro. Con personaggi che vengono dalla Romagna, cantanti, gruppi musicali, che hanno postato nella settimana e nei giorni successivi tutto quello che è successo. Lei, Rosy Velasco, con Marco Mariani, erano sul terrazzo e hanno cantato quella che è un po', come posso dire, la canzone che, sì, la canzone che li rappresenta, quindi Romagna Mia. Vediamo un attimino se con Rosy riusciamo a parlare. Rosy, ci sei? Ci sono problemi, purtroppo. Ci sono problemi. Allora, torniamo all'attualità, perché sì, proprio oggi il presidente, il capo dello Stato, Sergio Mattarella... Ah, c'è adesso? Sergio Mattarella è proprio in visita in Emilia Romagna per manifestare la vicinanza ovviamente delle istituzioni a questa terra così ferita, ma che sa rialzarsi, come hai detto giustamente tu, rimboccarsi le maniche e rimettersi in piedi, come ha sempre fatto di fronte anche ad altre situazioni difficili, ancora più difficili di questa. Ecco, questo è un popolo, quello della Romagna, come tanti altri popoli, fra virgolette, nell'Italia, che non si piange addosso, ma riparte immediatamente. Chiaro, a questo punto io credo che i nostri politici debbano capire che c'è un problema e questo problema va risolto. Non è stato risolto nel corso degli anni. Noi abbiamo invece un piccolo problema e vediamo se siamo riusciti a collegarci con Rosy. Chiediamo alla regia informazioni in merito. Facciamo una prova? Sì, facciamo una prova. Rosy, ci senti? No, non ci sente. Non riesce a sentirci, allora facciamo così, noi la ascoltiamo sì, con tutta la sua potenza e la sua capacità, perché è una donna veramente molto carismatica, oltre ad essere una bravissima artista, come giustamente ho detto nel fuori onda, riesce a riempire un palco anche enorme con la sola sua presenza. Sì. E allora la ascoltiamo in un brano che è stato quasi cucito addosso alla sua capacità vocale, ovvero una bellissima edizione del tutto personalizzata di Una ragione in più. Sai, c'è una ragione di più per dirti vado via, vado e porto anche con me la tua malinconia. Cerco le mie mani, ti vorranno ancora, ma ci sarà. Thank you.
Rosy, la tua è una voce incredibile, nel senso che riesci ad interpretare anche le canzoni che sono state mille volte interpretate. Tu riesci a dare quel tocco personale che solo i grandi artisti sanno fare. Quindi, mamma mia, dobbiamo dirti, guarda, mi sono commosso perché questa è una delle canzoni più belle scritte. Tra l'altro, credo che Mino Reitano l'ha scritta questa canzone insieme, credo, con chi? Che io so, sto diventando allora, i due fratelli Reitano. Sì. E poi la firma di Ornella Vanoni. Sì. Sì, che adesso mi fai delle domande troppo complicate. Aspetta, c'era pure il califfo di mezzo sulle parole. Certo, certo. Bravo. Allora, Rosy, come stai? Sta bene, dai. Va bene. E la nonna Augusta come sta? Venire, dai. Ho capito, com'è la situazione? Tu che vivi lì, dacci un aggiornamento della situazione. Cioè, io ho visto parecchi giovani, la forza dei romagnoli che hanno reagito immediatamente, quindi non si fanno abbattere da niente. Grande rispetto. Guarda, quando è successo il tutto, io mi trovavo qui a casa, ero appena andata via dall'ufficio. L'ufficio si trova sopra la casa dei miei suoceri. E ho detto a mio marito proprio vieni via perché quel fiume non mi piace per niente. Per fortuna che non mi ha dato retta perché è rimasto lì, perché se non c'era lui i suoceri a quest'ora non sarebbero più con noi, perché grazie a Marco e a suo fratello sono riusciti a portarli ai piani superiori. E per 3 giorni non siamo potuti andare a casa, i vigili del fuoco li sono andati a prendere con i commode, li hanno tratti in salvo e per 3 giorni non siamo potuti andare. Quando siamo tornati era tutto fango, un fango, era tutto grigio, non so come spiegare, non c'era più un colore, era melma, non riuscivi a camminare perché si scivolava, era una specie di argilla. E quando io mi sono ritrovata in quel momento, ero in camera da letto quando siamo usciti a entrare, perché in casa sembrava quasi che fosse esplosa una bomba, perché tutti i mobili erano disintegrati. Alzo gli occhi in camera da letto, vedo una ragazza e dico, tu chi sei? E mi fa, io sono una volontaria. E dico, vabbè, è arrivata la protezione civile, io tutta contenta. Fa, no, io sono una volontaria che sono partita da casa mia e sono venuta in questa via che è la più colpita a dare una mano. Nel giro di mezz'ora ci siamo ritrovati con 80 ragazzi che ci aiutavano a... Questi 80 ragazzi, 80 lì da noi, ma sapete quanti ce n'erano sparsi per tutta la riva della nostra parte, quella di là e altre zone di Cesena? Sono stati soprannominati i burdel de Pacciug in romagnolo, per i ragazzi il Pacciugo, il fango, e per noi sono stati veramente degli angeli. Non sai quanto tempo ci voleva. Non ti nego che ci siamo commossi tutti quando abbiamo visto quel video che hai realizzato, in cui in qualche modo hai dimostrato la profonda gratitudine proprio nei confronti di questi volontari che non si sono tirati indietro, anzi sono buttati a capofitto per sostenere e aiutare le popolazioni in difficoltà. E noi vi siamo vicini come marchigiani perché abbiamo vissuto, ahimè, situazioni molto simili proprio nel settembre del 2022, quindi hai la nostra piena solidarietà e so che molti marchigiani hanno partecipato proprio in prima linea per aiutare le popolazioni dell'Emilia Romagna. Io volevo dirti, Rosy, che Marco non c'è, l'abbiamo visto all'inizio sul video. Marco è tuo marito, Marco Mariani, un grande musicista, un grande uomo. Ecco, potevano sposarsi due persone, no, due grandi artisti sono messi insieme. Allora, Marco, io immagino già Marco con la sua testa vulcanica che prima o poi ci farà ascoltare un brano proprio. Riguarderà questo momento. Guarda Maurizio, allora per la prima volta in vita mia sono 30 anni che sto con Marco, facciamo 30 anni proprio il primo giugno, quindi adesso tra dopo domani. Auguroni. E la prima volta che mio marito
un po' spaesato, come posso spiegare? Non tanto per la preoccupazione di oddio, abbiamo perso tutti gli strumenti, la casa dei genitori, dovremmo trovare i soldi, no, ma ho visto una persona inerme che non poteva far niente davanti a tutto questo. E l'ho visto anche piangere quel giorno sul balcone, e mio marito non l'ho mai visto piangere. Quindi sicuramente qualcosa organizzeremo, faremo, magari anche una canzone, non lo so, però secondo me deve passare un po' di tempo, la botta è molto calda per noi che la stiamo vivendo in prima linea, quindi faremo qualcosa anche per aiutare soprattutto le persone anziane, perché Bravo. Io ho visto proprio in loro la ripercussione più forte, perché Bravo. Oltre l'età, le varie malattie, è subentrato uno shock vedere la loro casa, cioè tutto quello che loro hanno fatto nella loro vita, via, in un secondo andare via. Quindi sicuramente qualcosa organizziamo, perché abbiamo già parlato col sindaco di Cesena, siamo in movimento. Ma siamo anche musicisti, come dici tu, e quindi la musica prevarrà sempre su tutto. E faremo qualcosa sicuramente. Noi Rosy ci siamo, quando tu avrai bisogno, noi siamo in prima fila, tu chiama tranquillamente perché noi ti diamo tutto il nostro appoggio. Poi anche Romina e TVRS sono persone assolutamente molto sensibili, disponibili quindi... e sensibili a sì. questa realtà che state vivendo. Ci fermiamo qualche istante, grazie, tu resta grazie. Con noi per la pubblicità e poi torniamo un pochino a parlare ancora di te, magari della tua musica, della tua storia musicale che ci ha incuriosito un pochino. E allora pubblicità, restate con noi. Nel lontano 1970 alcuni agricoltori di Filottrano lanciano l'idea di organizzarsi in cooperativa per provvedere direttamente al fabbisogno di un bene primario come il pane. Oggi il Biroccio gestisce direttamente tre punti vendita e porta la bontà della tradizione e la genuinità del lavoro fatto fino agli scaffali della grande distribuzione. Produce, trasforma e commercializza i propri prodotti agricoli e quelli dei soci come una volta. Il Biroccio, qualità e tradizione. Sono il bello del punto vendita sotto casa. Ogni volta che hai bisogno sanno come accoglierti e darti la giusta assistenza. Promozioni esclusive, personale altamente qualificato e attenzione costante alle esigenze dei clienti. Garantiscono assistenza costante e non ti lasciano mai solo. Vicini e sempre presenti. Ti semplificano la vita. Sono cresciuti per essere professionisti di elettronica. Stura elettrodomestici, il vantaggio di averli accanto. Molino Orsili. Da generazioni i fratelli Orsili hanno saputo coniugare la tradizione per il prodotto con l'innovazione. Il Molino Orsili propone farine specifiche per ogni impasto, farine bio, senza glutine, dedicato a professionisti ed appassionati. L'Academy ha formato panificatori, pasticceri e pizzaioli. L'Angolo del Gusto è la grande novità, dove troverai prodotti a chilometro zero, lieviti, ingredienti ed accessori per i tuoi prodotti lievitati. Visita i nostri prodotti nel sito, acquista nel negozio online o nel negozio aziendale di Sant'Elpidio a Mare. Molino Orsili, prima di tutto la farina. Le Marche, dagli Appennini al mare, un viaggio infinito. Scopri i vini nati nella bellezza di una regione incontaminata, la Lacrima di Morro d'Alba. Sensazioni ed emozioni della nostra terra. Buscareto, sapore autentico delle Marche. Ora su buscareto.com. 8 idee originali, leggere e facili da preparare per i tuoi aperitivi e per i cena a casa. C'è più gusto con tanti gusti. Scegli CGM. Da sapori e sorrisi allo spazio Conad. Mercoledì spritz a 1 euro.
Venerdì, sabato e domenica, due calici con taglieri di salumi e formaggi a 9,90 €. Per il fine settimana, il menù di pesce a 19,90 €. Scopri il menù dei nostri chef ogni giorno. Sono le 13.03, torniamo in diretta qua dagli studi di Recanati. Abbiamo in collegamento quella che possiamo definire tranquillamente, caro Maurizio, una forza della natura, sì, dotata di un'energia contagiosa. Lei non è soltanto una che non si spende, va sempre in prima linea di fronte a qualsiasi situazione, questo l'abbiamo scoperto. Sì. È cantante, produttrice, presentatrice e anche giornalista, tu lo sapevi? Sì. Giusto, Rosy? Ecco, non la sentiamo più. Come non, eccola, mi sentite più? Adesso, sì, adesso ti, sì, sentiamo. Vai, vai. Ah, stavo dicendo che giornalista adesso è un nome un po' forte. Diciamo che mi diletto ogni tanto a collaborare con qualche giornale, a scrivere qualche articolo, però ho scritto un libro di cucina che non c'entra niente col giornalismo. Però vabbè, allora diciamo scrittrice, forse è più precisa come, sì, definizione, dai. Pubblicista. Sto lavorando anche al secondo. Insomma, quale è stato il tuo approccio? Come sei piombata nel mondo della musica? Abbiamo scoperto, forse per gioco o sbaglio? Allora, io ho iniziato prima di tutto con il teatro, perché facevo parte di una compagnia dialettale nel mio paese quando abitavo vicino a Imola, e ho iniziato a salire sul palco proprio con il teatro. Poi mi sono trasferita a Cesena e il lavoro che avevo trovato non mi piaceva per niente, quindi ho letto un articolo su un giornale, cercasi cantante, siccome io già a Imola avevo cantato con qualche gruppettino, ho detto, beh, io ci provo, e ho iniziato da lì. La mia vera carriera di cantante è iniziata nel 91, come lavoro e, proprio. E poi arrivano loro, i Bandiera Gialla. Bandiera Gialla. E poi sono arrivati da... Loro sono arrivati anche lì per una coincidenza, perché un impresario del Meridione disse con mio marito: ho visto una cantante che secondo me sarebbe adatta proprio per lo spettacolo che fate voi. E sono stata contattata, ho fatto questo provino, tant'è che quello che poi è diventato mio marito mi stava altamente antipatico, sappiate. Ah, è sempre come, così, tranquilla. Ma gliel'hai detto a Marco, no, queste cose? No. Ma le ha dette queste, sì, cose a Marco? Esatto. Quindi hai sposato nel vero senso della parola la musica, no? Sì, io ho sposato la musica, dico sempre che le canzoni che scrivo sono i miei figli, perché non ho avuto figli e quindi ritengo proprio le canzoni proprio figli, perché sono parte di me. Che ogni volta che io scrivo i testi, sì, mio marito scrive la musica, io scrivo i testi, quindi ogni volta che scrivo un testo ci metto dentro una parte della mia vita, del mio sangue. Ed è una parte di te che possiamo ascoltare, interpretata magistralmente da te, perché riesci a esprimere la tua personalità non solo su brani che tu reputi i tuoi figli perché li hai scritti tu, ma anche in interpretazioni, come abbiamo visto prima, di brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Quindi complimenti, sì, davvero. Allora, Rosy, per l'estate, cosa ci devi dire per l'estate? Allora, i Bandiera Gialla, dopo che c'è stato il Covid che ha fermato tutti, noi siamo stati fermi un anno in più, perché quando è ricominciato il tutto, secondo noi è ricominciato in maniera un po' strana, e allora abbiamo detto aspettiamo un attimino. E abbiamo ripreso praticamente quest'anno, diciamo, con i concerti. E abbiamo dovuto sospenderli adesso perché è successo quello che è successo, però il maestro Marco Mariani, che tu Maurizio, sì, sì, hai detto prima che è un puttano, quest'anno ha deciso di mettere su una band, ma non si va a risparmio, con i Bandiera Gialla si va proprio, si esagera. Abbiamo fatto una band di 10 elementi totalmente dal vivo. Ah, beh. Quando dico totalmente dal vivo intendo totalmente. Brava, ci quelli che fatti... piacciono a ma noi. Rosy, i musicisti, chi sa suonare,
Di solito un'orchestra una volta era composta da 8, 10, 12 elementi, non da 2, 3 elementi. Quella non è un'orchestra, quello è un trio. E chi suona dal vivo come voi e chi canta dal vivo come te è uno spasso per la mente e per le orecchie. Questa è la cosa bella. È fatica, perché fatica è raddoppiata se non triplicata, ma anche la soddisfazione a pari passo. Secondo me che faccio questa fatica, ma anche secondo il pubblico che vedo come risponde poi, perché quando tu fai che suoni dal vivo puoi interagire col pubblico in una maniera diversa. Tu che mi conosci sei sempre stata una che coinvolge il pubblico, e quando facciamo i nostri concerti e io fermo tutta la band, dico no ragazzi, fermi un attimo che adesso canta il pubblico. Questo lo puoi fare solo se certo, certo, e non vediamo l'ora di averti qua. Non vediamo l'ora, Rosy, di averti anche qua nei nostri territori, qui nelle Marche. Ti aspettiamo davvero a braccia aperte. Grazie per la bellissima testimonianza che ci hai portato. Grazie per la tua musica, per la musica della tua orchestra. Io ringrazio Maurizio Casarola per essere stato in nostra compagnia, averci regalato un'infinità di persone, non soltanto cantanti, ma persone vere che abbiamo avuto l'opportunità di conoscere qui a Benvenuti in TV in questa stagione 22-23. E ci diamo appuntamento noi come Benvenuti in TV ancora domani con Maurizio Casarola prestissima, perché l'estate non pensare di stare pancioli. No, io ho diverse cose organizzate. Grazie Rosy, un bacione, saluto a Marco. Evviva l'Emilia Romagna! Un bacione a voi, grazie Romina, grazie Maurizio. Un bacio, ciao. Un pugno di farina, un pizzico di sale, se c'è il bicarbonato e lo strutto di maiale, la piadina, la piadina, la piadina col prosciutto, un morso e mangi tutto, la piadina. Si aggiunge un poco d'acqua, si impasta il mattarello, si stende sul tagliere, a me mi piace pure quello, la piadina, la piadina. La piadina col salame, io la mangio quando ho fame, la piadina. Si stende il bell'impasto già pronto e lievitato, si mette nella teggia fino a che non ha rosato, si mangia ben croccante formaggio e mortadella, non c'è niente di più buono che piadina con Nutella, la piadina. La piadina. La piadina ben farcita è la cosa più squisita, la piadina. Buona. La vogliono mangiare anche in Cina, la piadina alla cantonese, e la piadina, ma che bontà, la piadina col farciot, la pisa un po' ma tot, la piadina, che meraviglia, la piadina, e con lo squacquerone, la piadina, uno spettacolo, la piadina, mo che buona, la piadina col farciot, la pisa un po' ma tot, la piadina.